Salve a tutti, bentornati sul mio canale Flavia's Mind. Una nuova settimana e una nuova lettura delle rune. Andiamo a vedere dopo questa luna piena e il portale del 10-10 cosa ci aspetta in questa settimana. Entriamo in una settimana dedicata alle relazioni, in primo luogo con te stesso e successivamente con l'altro, che svolge la funzione di specchio, permettendoti di riconoscere con chiarezza la tua essenza e trovare un equilibrio tra la tua coscienza individuale, quella duale e la collettiva. Potresti sentire una mancanza di stabilità, che deriva da una dipendenza dai beni materiali, ma che in realtà è una tua forma di autoboicottaggio. Crei situazioni di scarsità relazionate nella maggior parte dei casi al fatto che sei inconsciamente convinto di non meritare l'abbondanza che l'universo ti mette a disposizione. Il segreto per superare questa limitazione è connetterti con il tuo sé superiore, lasciando andare le maschere che indossi, ed essendo veramente te stesso, senza definizioni che vengano da patroni esterni negativi. Riconosci la tua capacità creatrice e apriti a ricevere i doni e il nutrimento che vengono da una coscienza più elevata. Puoi ottenere quello che vuoi se prendi le giuste decisioni e hai il coraggio di portarle avanti con lealtà e impegno, conquistando la tua propria assertività. Per farlo è indispensabile uscire dal tuo ruolo di vittima, riconoscere la tua ombra e tutte le emozioni tossiche di cui ancora non sei riuscita a liberarti e ricordarti che la tua esistenza va ben oltre una semplice visione lineare e che ogni cosa che accade ha un suo perché, anche se non lo conosci o comprendi. Grazie per aver partecipato. Amati, accetta la tua vera essenza e ricordati che sei perfetto come sei, incluso nella tua imperfezione, con le tue limitazioni e le infinite possibilità di migliorare. Se vuoi maggiori informazioni sul mio lavoro di guida riconnettiva, risvegliatrice di coscienze e bussola almica e su come posso aiutarti a navigare attraverso il tuo percorso di consapevolezza, troverai tutti i miei contatti e le informazioni nella descrizione. Se ti è piaciuta questa lettura, lasciami un commento, condividilo con le persone che ami e metti mi piace. E se ancora non l'hai fatto, segui il mio canale pigiando il circolino che è appena apparso sulla parte destra di questo video. Ci vediamo la prossima settimana e ricorda, accendi la tua luce.